pubblico segretario per procedere all'appello. Grazie. Oltre al presidente Acquasanta sono presenti Vito Parisi, Marianna Di Fonso, presente Anna Di Lena, Tommasina Cossutta, presente. Vincenzo Piccenna, Presente. Giuseppe D'Amelio, Presente. Desiree Milfa, Presente. Domenico Gigante, Presente. Giuseppe Bongermino, Presente. Arianna Pupino, dica che ha giustificato, Patrizia Ratti, Presente. Ines Galli, Vincenzo Raffaele Calabrese è assente. Carmen Carlucci, Maria Colamito, Presente. 16 presenti. Dino e Raffaele Calabrese. Quindi con 15 presenze e 2 assenze, la seduta è valida, possiamo iniziare. In merito alla consigliera Arianna Pupino, mi ha comunicato la sua giustifica dell'assenza di oggi. Nomino scrutatori Marianna Di Fonso, Giuseppe Bongermino e Vincenzo Rizzi. Allora, passiamo al punto 1 del Consiglio Comunale, comunicazioni e interrogazioni. Se ci sono delle comunicazioni da parte dei consiglieri o capigruppo? O... No? Ok. Passiamo alle interrogazioni. Sono arrivate 3 interrogazioni dalla lista Forza Italia Berlusconi, Libero e Coerenti, Patrizia Ratti Sindaco e Azzurro Marinese. Prego i consiglieri e capigruppo di esporre le proprie interrogazioni. Sì, buonasera. Allora, prima interrogazione. I sottoscritti consiglieri comunali Ratti Patrizia, Galeotti Ines, Rizzi Vincenzo, visto l'articolo 24 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, premesso che il viale Trieste di Marina di Ginosa, dalla sua intersezione con il viale Tufarelle con direzione Ginosa, è interessato da lavori volti ad estendere la pubblica illuminazione. Parte dell'abitato di Marina di Ginosa è ancora privo di pubblica illuminazione e segnatamente viale Tufarello, abitato da numerosi residenti. L'assenza di illuminazione su viale Tufarello costituisce una situazione di pericolo per gli abitanti della zona, per ragioni legate alla loro sicurezza e per gli utenti della strada, attesa la presenza di numerose buche nell'asfalto e di animali randagi. Tanto premesso, interrogano il sindaco per conoscere se e quali iniziative l'amministrazione intende adottare per dotare di pubblica illuminazione il viale Tufarello di Marina di Ginosa e le strade ad esse limitrofe. Chiediamo se intende rispondere subito il sindaco oppure per iscritto. Ci sono risposte? Prego, Assessore Ricciardi. Sì, buonasera a tutti. Ah, questa amministrazione già dallo scorso mandato ha preso in considerazione tutte quelle istanze dei vari cittadini che ci hanno reso noto la mancanza della pubblica illuminazione su diverse strade. Infatti ci siamo già mossi sin da subito, lo si può notare sia su Via delle Libellule dove c'è stata un'estensione della pubblica illuminazione che prima era inesistente, su Viale Trieste, in questi giorni stanno andando avanti i lavori e abbiamo in programma l'estendimento anche sulle altre zone riguardanti sia Viale Tufarello e Traversa. Grazie. Prego, consigliere Rizzi, per l'esposizione dell'altra interrogazione. Prego. La seconda interrogazione. I sottoscritti consiglieri comunali Ratti Patrizia, Galeotti Ines e Rizzi Vincenzo, visto l'articolo 24 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, premesso che al Comune di Ginosa, presso il comando di Polizia Locale, sono stati assunti numero 4 agenti dal 1 agosto 2020, numero 3 agenti dal 15 novembre 2021 e numero 3 agenti dal 1 dicembre 2021. Che il Comune di Ginosa, terzo settore, deve procedere alla fornitura di vestiario, calzature ed accessori per il proprio personale per gli anni 2020 e 2021 e che la dotazione predetta è necessaria non solo nei confronti delle nuove unità
recentemente assunte a tempo indeterminato, ma anche per gli agenti più anziani, che va ricordato che l'acquisto del vestiario del personale della Polizia Municipale ha la caratteristica di spesa obbligatoria per garantire il servizio di istituto e che ad alcuni agenti non è stato fornito alcun armamento per lo svolgimento del servizio, che con determinazione numero 1940 del 15 settembre 2021 il responsabile del servizio dell'area sicurezza ha previsto una procedura negoziata con le modalità previste dal vigente regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi mediante lancio di una RDO per la fornitura di uniformi ed accessori a personale di polizia locale, ma di tale procedura non si conosce lo stato dell'iter proceduale. Che il ruolo di un operatore di polizia è richiamato a ricoprire tutti i giorni è fondamentale perché deve tutelare la sicurezza della cittadinanza, degli spazi pubblici delle città e del territorio di propria competenza. Nello specifico è la Polizia Municipale, quale organo locale di controllo, ad essere chiamata a far rispettare la legalità dei più piccoli regolamenti di polizia urbana, fino al rispetto delle norme contenute nel Codice Penale. Che è imbarazzante e gravissimo che siano in servizio agenti assunti già dal 1 agosto 2020, senza che siano stati equipaggiati di vestiario e attrezzatura di difesa, personale della Polizia Locale che è chiamato a difendere i cittadini e il territorio a mani nude, senza essere dotato di divise o giubbetti protettivi, spray urticante, manganelli distanziatori, manette e armi da fuoco. Praticamente il Comune di Ginosa assume personale senza fornire gli strumenti ed equipaggiamenti indispensabili perché la Polizia Locale possa svolgere il proprio lavoro in sicurezza per se stessi e i cittadini. Tanto premesso, interroga il Sindaco per conoscere 1. Se è dotto di quanto narrato in premessa e dei disagi e rischi per l'incolumità degli agenti di polizia locale assunti in servizio presso il Comune di Ginosa, 2. Quali iniziative intende adottare per garantire e sollecitare la fornitura di vestiario ed armamento degli agenti di polizia locale, vista la precarietà con la quale sono tenuti ad operare. Gradiremmo risposta immediata o scritta. Grazie consigliere, l'amministrazione ha fatto presente che risponderà in maniera scritta, quindi possiamo passare alla prossima interrogazione. Prego il consigliere o capigruppo a esporla. Sì. Allora, sempre i consiglieri comunali Ratti Patrizia, Galeottines e Rizzi Vincenzo, visto l'articolo 24 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, premettono: presso la sede della delegazione comunale di Marina di Ginosa sono presenti gli uffici dell'Anagrafe e dello Stato Civile del Comune di Ginosa, delegazione Marina di Ginosa. In considerazione dell'utenza di circa 6.000 residenti, nei predetti uffici sono state destinate in passato 2-3 unità lavorative, al fine di garantire la massima efficienza. Da circa un anno, ovvero dalla data di pensionamento di un'impiegata addetta all'ufficio di Stato Civile della delegazione, il disbrigo delle pratiche di competenza di entrambi gli uffici, Stato Civile e Anagrafe, sono evasi da un'unica impiegata, atteso che l'amministrazione non ha mai provveduto a destinare altro personale dipendente presso gli uffici della delegazione di Marina di Ginosa. L'elevato numero degli utenti, si ribadisce 6.000 residenti e l'omesso reintegro dell'unità lavorativa presso gli uffici dell'Anagrafe, Stato Civile della delegazione, causano notevoli disagi alla popolazione residente, con conseguente malcontento e insofferenza per l'attesa alla quale l'utente è costretto a sottoporsi. Tanto premesso, interrogano il Sindaco per conoscere se è dotto di quanto narrato in premessa e quali iniziative intende adottare per ripristinare l'unità lavorativa mancante e garantire l'efficienza negli uffici di Anagrafe e Stato Civile della delegazione di Marina di Ginosa. Grazie consigliere Galeotti. Anche per questo punto, questa interrogazione, l'amministrazione ha fatto sapere che risponderà in forma scritta. Passiamo al punto successivo, nomina per la Commissione per lo Statuto. Leggo la proposta. Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale numero 52 del 2 agosto 2002 è stato approvato il vigente Statuto Comunale, che l'articolo 70 dello Statuto prevede che il Consiglio Comunale all'inizio di ogni tornata amministrativa nomina nel proprio seno una commissione speciale per lo statuto, composta da Presidente del Consiglio, membro di diritto, che la presiede, e da 4 consiglieri comunali, dei quali 2 designati dalla maggioranza e 2 dalla minoranza.
che la Commissione per lo Statuto ha il compito di produrre al Consiglio le eventuali modifiche degli aggiornamenti dello Statuto, ravvisata l'opportunità di nominare la predetta Commissione, dato atto che la partecipazione alle sedute della Commissione avviene a titolo gratuito, non rientrando la stessa tra quelle per le quali l'articolo 29 del regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale prevede l'erogazione dei gettoni di presenza, dato atto che sono stati acquisiti i pareri regolari tecniche e contabili previsti dalla vigenza normativa, ritenuta la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 70 del vigente statuto comunale, si propone di nominare la Commissione per lo Statuto previsto dall'articolo 70. Per quanto riguarda, chiedo ai capigruppo, maggioranza e minoranza, di esporre i nomi in cui andremo a votare con votazione palese per alzata di mano. Prego, consigliera Ratti. Grazie Presidente, noi tutti della minoranza ci siamo confrontati e indichiamo il nome dell'avvocato Carmen Carlucci e dell'avvocato Ines Galeotti. Prego, capogruppo di maggioranza. Noi nominiamo il consigliere Gigante e la consigliera Di Leo. Grazie Presidente. Ok, poniamo i voti i consiglieri espressi sia dalla minoranza che dalla maggioranza con unica votazione palese per alzata di mano. Favorevoli? Unanimità. Procediamo con l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Quindi, sì, per quanto riguarda quindi la Commissione dello Statuto, vengono nominati Carmen Carlucci e Ines Galeotti e, dall'altra parte, Anna Di Lena e Domenico Gigante. Possiamo passare al punto successivo. Il punto successivo fa riferimento all'istituzione componente supplente della Commissione elettorale comunale. Leggo la proposta. Premesso che nei giorni 3 e 4 ottobre 2021, con proseguo per lo svolgimento del ballottaggio, nei giorni 17 e 18 ottobre 2021 si sono tenute le elezioni per il nome del Consiglio Comunale e per l'elezione del Sindaco, vado avanti. L'articolo 13 dello stesso DPR 223/1967, in quale dispone che per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno avuto il maggior numero di voti, purché non inferiore a 3 nei comuni cui il consiglio è composto da un numero di membri pari inferiore a 50. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano in età. Nella commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. L'elezione deve essere effettuata con un'unica votazione, con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnato al comune. Il sindaco non prende parte alla votazione. Con votazione separata, con le stesse modalità previste per la nomina dei membri effettivi della commissione, si procede alla nomina dei membri supplenti. Richiamata la delibera numero 48 del 18/11/2021, con la quale veniva costituita la commissione elettorale comunale, ai sensi del precitato articolo 12, primo comma del DPR 20 marzo 1967, leggendo i seguenti componenti: sindaco presidente, componenti effettivi la consigliera Anna Di Lena, consigliere Vincenzo Piccenna e la consigliera Patrizia Ratti per la minoranza. Componenti supplenti, consigliere Giuseppe Bongermino, consigliera Tommasina Cossut, consigliere Paolo Costantino per la minoranza. Dato atto che con nota 34/189 del 18/11/2021 il consigliere Paolo Costantino ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale, con ciò decadendo dalle funzioni di componente effettivo della commissione in oggetto, in rappresentanza del proprio gruppo consigliare, giusta deliberazione numero 47 del 18/11/2021. Nella seduta consigliare del 2 dicembre 2021 il precitato collegio consigliare è stato ricomposto nella sua interezza. Dato atto che sulla presente proposta sono stati espressi pareri obbligatori, ritenute la competenza del Consiglio Comunale ai sensi del combinato disposto del citato articolo 12, si propone, per motivi espressi, che si intendono integralmente e sostanzialmente riportati, di modificare la Commissione elettorale comunale costituita con delibera di Consiglio numero 48 del 18/11/2021. Procedendo alla votazione di un componente supplente per minoranza in sostituzione del dimissionario consigliere Paolo Costantino. Quindi procediamo con votazione segreta, chiedo ai consiglieri di esporre, di trascrivere nella propria scheda il nome
come supplenza. Abbiamo istituito 14 schede, giusto? 15 presenti, sindaco Mungo. Ok, sì, 14 schede. No, a me manca la scheda. No, e consigliere Marianna Di Fonso, se può venire, se possono venire qui, così. Gigante? E ci siete gigante. Carlucci? 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 Sì. Carlucci? Carlucci. 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 Carlucci? Carlucci? E Carlucci? 13. No. Numero schede 14. Con 13 voti la consigliera Carmen Carlucci e un voto il consigliere Domenico Gigante, diamo atto dell'approvazione come supplente della commissione elettorale la consigliera Carmen Carlucci. Possiamo passare al punto successivo, che è il punto 4, il punto l'ultimo del consiglio comunale. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, l'approvazione. Chi è soggetto proponente? Prego consigliere incaricato Domenico Gigante. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, il punto attiene alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 del decreto legislativo 175. L'istruttore dell'area affari generali, ufficio segreteria, e io sono il consigliere incaricato alle politiche di bilancio e tributarie che ha proposto l'atto. Quindi, visto l'articolo 42 del decreto legge 267/2000, considerato quanto disposto dal decreto legislativo 175/2016, visto che ai sensi del predetto TUPS i comuni non possono direttamente o indirettamente mantenere partecipazione anche di minoranza in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può comunque mantenere partecipazione in società esclusivamente per lo svolgimento di quelle attività indicate nell'articolo 4,2 del TUPS, cioè per produzione di un servizio di interesse generale, progettazione e realizzazione di un'opera pubblica, realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale,
autoproduzione di beni o servizi strumentali dell'ente, servizi di committenza, ovvero in società aventi per oggetto sociale esclusivamente la valorizzazione del patrimonio. Richiamata la deliberazione del Consiglio della Giunta Comunale 74 del 31 marzo 2015, con il quale è stato approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie del Comune di Ginosa, richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale 45 del 21-12-2020, con la quale è stato approvato il provvedimento di revisione ordinaria delle partecipazioni, sempre ex articolo 20 del TUPS, alla data del 31-12-2019, dando atto del mantenimento delle partecipazioni in tutte e tre le società partecipate per le motivazioni in essa esplicitate. Visto l'esito della ricognizione effettuata dall'area affari generali come risultante nel documento e nelle schede allegate alla presente proposta per farne parte integrante, considerato che, quindi ai sensi sempre del succitato articolo 20, l'ente possiede tre partecipazioni societarie. La prima è del GAL Luoghi del Mito e delle Gravine per il 2,742%, poi abbiamo la CTP SPA per una quota del 2,959%, la Farmacia Comunale di Ginosa per una quota del 49%. Dato atto che le suddette società hanno riscontrato la richiesta di documenti con le note depositate agli atti, quindi bilanci sostanzialmente, ritenuto che tutte e tre le suddette partecipazioni societarie vadano mantenute per le motivazioni di seguito riportate, già espresse in occasione della revisione ordinaria delle partecipate approvata con la citata delibera 45 del 2020, e quindi il GAL Luoghi del Mito svolge iniziative a sostegno e promozione dello sviluppo socio-economico e territoriale. Il CTP svolge specifiche funzioni di interesse generale per la collettività di Ginosa nel settore del trasporto pubblico locale, mentre la Farmacia Comunale svolge senza dubbio un servizio che rientra tra le finalità istituzionali dell'ente di interesse generale, come ormai ampiamente riconosciuto in varie deliberazioni della sezione di controllo della Corte dei Conti, tra le quali si cita la deliberazione 141-2016 della sezione regionale di controllo della Lombardia. Si aggiunge comunque che i bilanci sono sempre chiusi in attivo, comportando dunque la presenza di utili da distribuire ai soci, tra i quali anche il Comune di Ginosa. Dato atto che sono stati acquisiti pareri di regolarità tecnica e contabile, quindi abbiamo in data 10-12-2021 dal responsabile area affari generali, dottor Nicola Bonelli, il visto tecnico, mentre la regolarità contabile dal ragionier Battista Perugino, si propone di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Ginosa alla data del 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 20, come risulta dal documento allegato SUBA. Di dare atto pertanto del mantenimento delle partecipazioni in tutte e tre le società partecipate come da schede allegate e di incaricare l'ufficio segreteria di trasmettere copia della deliberazione di approvazione a tutte le società partecipate e agli uffici comunali interessati alla Corte dei Conti. Per completare la mia esposizione volevo velocemente commentare i dati contabili di questi tre enti in modo da far capire perché vengono conservati al patrimonio dell'ente, le quote. Allora, tenendo presente che hanno comunque attività istituzionali, come ho già chiarito prima per le motivazioni che ho esposto, il GAL Luoghi del Mito ha nell'ultimo anno ha avuto una piccolissima perdita, totale di 6.596, che poi pesa soltanto per la quota che è bassa, sono circa il 3%, quindi praticamente non abbiamo nessuna perdita. Bisogna però evidenziare che i ricavi del GAL sono stati zero nell'anno 2020 rispetto ai 6.000 euro del 2019, quindi che non ci sono state entrate, ci sono stati solo contributi in conto esercizio, cioè altri contributi dalla regione che vengono spesi in servizi, quindi in sostanza si sta mantenendo la struttura, ma niente di che, non sta facendo azioni. Il bilancio infatti allegato conferma questo discorso, ci sono soltanto 143.213 euro di contributi in conto esercizio che vengono spesi per servizi per 116.190 e per il personale, di circa, quindi ci sarà un dipendente, 20.957, quindi è una società che sta comunque svolgendo in attesa, penso io, dei finanziamenti che ci saranno con il PNNR, quindi sarà sicuramente strategica conservare questa partecipazione, perché questa sarà una di quei gruppi di azione locale che potrà gestire dei bandi che quindi serviranno per il territorio. Quindi avere la partecipazione significa comunque essere nella cabina di regia di questo ente. Poi abbiamo la CTP SPA che svolge attività nel servizio di trasporto pubblico,
Qui c'è stato, diciamo, un dato positivo, perché l'anno scorso c'era una forte perdita di circa 3 milioni di euro, per la precisione 2 milioni 839 mila, quindi abbiamo avuto una piccola perdita che comunque pesava poco rispetto a questo valore, che però ci ha dovuto far accantonare, quindi togliere dal bilancio una somma di circa 200 mila euro per il fondo società partecipate, cosa che quest'anno non faremo perché, grazie a Dio, nel 2020 ha chiuso con un valore di 531 euro di utile, quindi positivo per poco, ma comunque positivo. I ricavi sono scesi di molto, perché sono di 11 milioni e 7 contro i 15 milioni, e questo perché probabilmente ha risentito dell'effetto Covid, quindi trasporto pubblico locale è stato uno di quei settori che ha avuto più problemi per quanto riguarda le restrizioni. Poi andiamo alla farmacia comunale. Allora, la farmacia comunale, i dati di bilancio sono buoni. Perché? Perché c'è stato comunque un incremento rispetto all'anno 2019, quindi una distribuzione di utili maggiore. Nel 2019 l'utile era di 55.000 euro, quest'anno di 62.7. Probabilmente il 2021 sarà anche positivo, perché l'effetto Covid anche qui produce per questa tipologia di attività un aumento dei ricavi. Infatti questo viene confermato perché nel bilancio 2019 c'erano 1.048.000 di ricavi, mentre nel 2020 1.101.000. Quindi anche qui diciamo c'è stato un incremento, anche rispetto a due anni fa c'è stato un incremento. Ricordo a tutti che c'è stata una, grazie anche al contributo del Comune di Ginosa per quanto riguarda il CDA della farmacia comunale, c'è stata una riqualificazione della stessa, perché c'è stato l'ammodernamento dei locali e anche l'ammodernamento del magazzino, che è diventato automatizzato. Quindi questo investimento ha provocato comunque un valore che è aumentato, quindi un patrimonio netto che anche dal bilancio si può considerare maggiore, perché era 139.683, mentre nel 2020 142.473. Quindi è aumentato il patrimonio, c'è stata maggiore redditività, e quindi come tale riteniamo che questa partecipazione vada ancora mantenuta, tenendo presente anche che dopo che ci sarà la cessazione dell'emergenza Covid, bisognerà ricominciare i ragionamenti che sono per quanto riguarda l'ampliamento dei servizi, perché la farmacia comunale dovrebbe ampliare i servizi sanitari, e quindi cercheremo proprio di dare alla collettività un servizio maggiore e aggiuntivo. Grazie. Grazie consigliere Gigante. Se ci sono interventi da parte dei consiglieri, capigruppo? Nessun intervento? Possiamo procedere con la dichiarazione di voto? Prego consigliera Carlucci. Grazie Presidente. E il gruppo CON voterà favorevolmente. Considerata la tutela di interesse generale comunque dei servizi di trasporto elargiti anche dalla CTP, considerato anche il ruolo di valorizzazione del territorio dei GAL e della funzione sociale della farmacia comunale che si auspica aumenti, come ha già anticipato, ho sentito il consigliere Gigante, e quindi affinché venga accentuata questa funzione sociale, quindi non si limiti soltanto alla somministrazione dei farmaci. Quindi il gruppo CON voterà favorevolmente. Grazie. Grazie consigliere Carlucci, prego consigliere Colamito. Anche il gruppo Due Torri PD voterà a favore per la valenza di questo progetto, sia della farmacia che del GAL e della CTP, poiché come territorio, essendo lontani dalla provincia, insomma, anche se non... diciamo che non conviene molto, però noi dobbiamo per forza rimanere in quanto è utile a tutta la cittadinanza. Grazie consigliere Colamito. Prego consigliere Galeotti. Allora, per i tre gruppi, Patrizia Ratti, sindaco, Azzurro Marinese, Forza Italia e Liberi e Coerenti, noi riteniamo che, soprattutto con riferimento alla farmacia, avendo una funzione sociale, quindi essendo una partecipazione da parte del Comune di Ginosa all'interno della società, si tratta di una SRL, debba essere l'esame, debba essere fatto con una periodicità almeno semestrale e non diciamo, in occasione del consiglio
comunale una volta l'anno. E pertanto appunto ci asterremo dal votare, e anche tenuto conto che riteniamo, conformemente a quanto è stato fatto nei precedenti mandati, che la farmacia comunale debba essere o possa essere valutata la possibilità di alienarla a terzi al fine di avere un riscontro economico e quindi poter reinvestire sul territorio. Grazie consigliera Galeotti. Prego consigliere Gigante. Allora, i consiglieri della lista per bene voteranno favorevolmente per le motivazioni che ho esposto prima nella proposta, e quindi perché ritengono che queste tre partecipazioni, ognuna per la propria specificità, possano dare un valore aggiunto alla collettività e quindi come tale vanno mantenute, anche perché non provocano danni all'ente perché c'è redditività in tutte e tre le partecipazioni. Grazie. Grazie consigliere Gigante. Prego consigliere D'Amelio. Naturalmente anche il gruppo di maggioranza del Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente a questo punto. Grazie Presidente. Grazie consigliere. Poniamo ai voti quindi la proposta di approvazione del punto all'ordine del giorno. Favorevoli? Allora, 2, 3. 12. Astenuti? 3. Contrari? Nessuno. Procediamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 12. Astenuti? 3. Contrari? Nessuno. La proposta è approvata. La seduta è sciolta. Buona serata a tutti quanti.